Buongiorno da Piercarlo Lava, sono con l'assessore Kerima Feita che ha deleghe con politiche giovanili, manifestazione di eventi, innovazione digitale, smart city, eccetera. Mi sembra che ne manchi una. L'eccetera. Mi sembra che ne manchi una. E-government, che è legata all'IT. Perfetto, quindi poi ne parleremo. E la prima domanda che ti voglio fare è: che bilancio puoi fare di questi 15 mesi per quanto riguarda appunto le deleghe di tua competenza? Beh, è sicuramente un bilancio positivo, perché non potrebbe essere diversa la mia sensazione e quello che insomma riesco a vedere e intravedere rispetto al lavoro svolto. Sicuramente deleghe non semplici, deleghe che comunque spaziano da una specializzazione a un'altra, per cui richiede un grosso sforzo mentale da parte mia, ma fortunatamente ho dei gruppi di personale assolutamente qualificato, bravo e intraprendente, che mi ha dato una grossa mano all'inizio, e in questo momento si lavora assolutamente in armonia e sui progetti e sugli obiettivi che ci stiamo di volta in volta ponendo. Bene. E quali sono gli eventi e le iniziative che hai attuato in questo periodo che ti hanno dato maggiori soddisfazioni? L'ultimo che hai appena presentato è Aperto per Cultura, ma diciamo, volendo fare una sintesi, gli eventi. Sì, diciamo che Aperto per Cultura, noi ci appoggiamo all'organizzazione per far parte di Aperto per Cultura, sì, che è sicuramente un evento che la città aspetta, richiede e ama vivere. Però diciamo che ci sono stati altri eventi proprio promossi direttamente da questa amministrazione. Parliamo del Capodanno, che è stato sicuramente una bella iniziativa, con le fontane illuminate, danzanti, il Carnevale, il Festival delle Celebrazioni. Non saprei chi citare, perché veramente... Quindi ci sono tanti, per cui... Sono tanti, e poi più che altro il lavoro dietro è stato assolutamente importante, allora... Diciamo così. Benissimo. E invece quali sono i progetti futuri che ti piacerebbe realizzare, ovviamente sempre nel contesto delle tue deleghe? Beh, sicuramente per le politiche giovanili abbiamo messo in atto, che partirà poi nel 2019, una serie di servizi che ricadranno insomma sulle famiglie, a favore delle famiglie e dei giovani, che sicuramente saranno di utilità sociale e importante ci per la cittadinanza. Ci puoi accennare qualcosa? Sì, abbiamo vinto appunto questi bandi social, quindi con cifre importanti che ci permettono di mettere in piedi servizi nell'estivo, centri per i ragazzi per andare in vacanza, con specializzazioni nelle varie attività, quindi ci potrebbe essere un centro estivo con finalità sportiva, un centro estivo con finalità linguistica o artistica e via dicendo. Stiamo lavorando, quindi stiamo preparando un po' tutta l'offerta da poter proporre. Certo, a tuo avviso quali sono le iniziative più importanti realizzate in questi 15 mesi dalla giunta di centrodestra di cui tu fai parte? Beh, sicuramente si è dovuto trovare le soluzioni a tantissime situazioni che erano sospese e che necessariamente dovevano essere concluse nel breve periodo. Sto parlando della situazione che abbiamo trovato di Aral, che quindi sicuramente ha costretto l'amministrazione, il sindaco e l'assessore Boraso in particolare, a prendere e trovare soluzioni di non semplice natura, di non semplice, come dire, azione. Che ancora non è stata, tra l'altro, definita. Proprio perché quando cerchi di trovare una soluzione, ovviamente si apre un altro tipo di problematica, e allora devi cercare di andare dietro a quella. Ma qual è il tuo pensiero, rimanendo su Aran, su questi due incendi, di cui uno... Ma io preferisco pensare in positivo, pensare che sia semplicemente non tanto incuria ma disattenzione, ecco, per cui poi è chiaro che insomma si sta lavorando sul capire del perché, proprio per evitare che si possa ricapitare. A parte Aral, quali altri? Poi abbiamo il problema delle mense, abbiamo avuto il problema, cioè diciamo che di problemi sociali, problematiche varie del quotidiano, anche puoi dire da risolvere. La sicurezza è uno dei temi che la sicurezza un altro modo... è stata una la prima ordinanza che il sindaco ha attuato come appena insediato, quindi quello dell'antiaggressione
accattonaggio, poi abbiamo avuto il problema del piazzale Berlinguer. Stiamo lavorando, è chiaro che purtroppo siamo in fasi burocratiche complicate da dover realizzare per poter realizzare tutto quello che si ha in testa, però la sinergia c'è e la volontà e per anche. Finire questo punto che ha una certa importanza a mio avviso, penso anche per i cittadini, per quanto riguarda il tema della pulizia della città che, e dell'abbandono rifiuti che in passato sono stati tormentati per 5 anni, insomma, quello è un punto che ritenete in qualche modo di stare facendo meglio o c'è ancora molto da fare? No, posso dire che effettivamente l'attenzione c'è, l'attenzione quotidiana, le telefonate da Palazzo Rosso, come si suol dire, partono quotidianamente per diciamo così, rendere... mandare insomma chi di dovere sui punti che gli stessi cittadini peraltro ci segnalano, quindi quotidianamente arrivano telefonate a denunciare situazioni, collaborano. Però secondo me la collaborazione deve essere veramente quella del senso civico, quindi l'attenzione e l'amore verso che sono i propri spazi, perché poi gli spazi sono dei cittadini. Quindi, c'è la casa di tutti dovrebbe essere. Esatto, per cui fin dove si può arrivare sicuramente stiamo mettendo in atto tutte le cose da farsi. Ricordami, la delega qui chi ce l'ha? Quale assessore? La delega, questa qua, vabbè, è una delega alle partecipate con interesse al decoro urbano, quindi, quindi è lì? Ciccaglione, decoro urbano, con comunque si è creata anche lì mista una serie di sinergie tra assessorati diversi che lavorano su questa cosa. Perfetto, per finire, non ritieni che per risolvere questo problema, altrimenti si rischia di passare altri 5 anni in cui non si riesce, magari si migliora un po', ma non si riesce completamente a risolverlo? E sia necessario prima o poi in qualche modo trovare le finanze per poter ripassare alla raccolta porta a porta come c'era stata e che tu non vedevi cassonetti per strada, c'erano maggiori parcheggi delle auto, non vedevi abbandono rifiuti nei condomini, qui ad esempio nel quartiere dove siamo era così. Beh, questa è l'altra sicuramente grossa problematica, quella di avere degli spazi finanziari molto limitati, di avere spazi finanziari già occupati da altri progetti che devono necessariamente essere portati avanti in quanto già iniziati, quindi alla fine trovare il giusto equilibrio tra ciò che ci chiede la legge, quindi di mantenere un equilibrio di bilancio rispetto alle necessità che sono realmente tante. Resta il fatto che convieni sul fatto che se sarà possibile trovare le finanze necessarie, ma quello potrebbe assolutamente essere la soluzione sì, migliore. Cioè, ma non è che non si cercano, anzi si vorrebbero trovarne molte, avere la possibilità di spenderne molti di più, quindi certo. Sicuramente sarebbe tutto pulito e bello. Non ho dubbi, anche a livello di governo hanno questo tipo di problematiche. Lo so. Vedremo. Questa è la nostra Italia, certo. In questo momento. Sì. A che punto è il piano di sicurezza e sviluppo della cittadella? E ti faccio l'altra domanda assieme, e a che punto è il progetto per il restauro dell'ospedale militare, perché sono un po' legati questi due punti? Assolutamente sì, perché comunque fanno parte del progetto Porfesre che si è definito in questi ultimi giorni, ultimi mesi, e quindi sta partendo, anzi è già partito la parte di realizzazione per la cittadella e per i punti biblioteca ex San Francesco. Parte di realizzazione? Realizzazione sì, quella del piano della digitalizzazione, quindi tutto quello che è cablaggio e messa in opera di pali intelligenti per quanto riguarda la cittadella, l'illuminazione eccetera, siamo già partiti perché dobbiamo realizzare il tutto entro fine anno, quindi tutto ciò che riusciremo. Quindi quello è già sì, è già per strada. Poi abbiamo la messa in sicurezza ad esempio dei tetti che crollano? Beh, quello è già un argomento più complicato perché cittadella è enorme, è grandissima, quindi non possiamo fare tutto, stiamo inizieremo con la caserma Beleno, per cui iniziamo. Quindi ci sarà una prepartenza. Sì, c'è una partenza che dovrebbe partire l'anno prossimo, adesso i tempi purtroppo sono in grado e non sono in grado di indicarli perfettamente, però sicuramente si sta lavorando alacremente, c'è un tavolo di progetto ad hoc per questo Porfesre a cui lavorano parecchie professionalità interne del comune e assolutamente stanno portando avanti egregiamente questo lavoro. Certo, mentre invece per il restauro dell'ospedale militare che progetti ci sono?
Allora, sempre legato al Porfesre, e questo è un progetto che sicuramente appena avviato troverà una sua Ma cosa si intende fine. fare in Beh, si dettaglio? tende sicuramente a realizzare un polo di aggregazione, un polo che potrebbe essere museale, un polo di spazio che può essere utilizzato a livello artistico, culturale, ci potrebbe essere un piccolo bar, un mensa, insomma, stiamo realizzando, cercando di definire Interessante. gli spazi nel cuore della città. Che Proprio partendo per da questo quello, principio poi anche che forse è più facile da realizzare un progetto lì che la è perfetto, cittadella. anche perché sarebbe più aggregativo, quindi Certo. assolutamente una casa per i cittadini importante nel cuore della città. Bene. Ritieni che si dovrebbe, questa è una domanda che immagino la risposta, ritieni che si dovrebbe realizzare un ponte, un secondo ponte sul fiume Bormida? E se verrà realizzato, se pensi che verrà realizzato, con quali fondi e quando? Beh, Perché in non è. effetti potremmo rimanere isolati, Sì, eh. non lo penso, ma sento che da più parti viene richiesto, quindi sicuramente è un Anche qui una questione di problema finanza. che sarà da affrontare in modo importante, in modo serio, senza mettere da parte, diciamo così, il poi che potrebbe essere un poi troppo lontano rispetto alle necessità che sono assolutamente attuali e Sì. reali. Quindi parliamo proprio di poter dividere un certo tipo di passaggio dei tir più che Sì, dei pesante, dei perché mezzi non pesanti dimentichiamoci che rispetto alle adesso auto. verranno inaugurati questo centro commerciale con 6 unità di vendita importanti qui in via Marengo, quindi Quindi ci potrebbe a essere poca distanza dal ponte, quindi ci potrebbe essere un traffico una proveniente concentrazione da Spinetta, più perché è vero che c'è la importante. tangenziale, ma. Ma sicuramente non è che non ogni tanto arriva sul tavolo nei pourparlers Non è quando ci possibile ritroviamo di attingere da questo. fondi europei per un progetto così vitale, anche perché c'è un unico ponte qui su Bormida. Sì, però torno a ripetere, è sempre un fatto di burocrazia, perché per attingere al fondo europeo bisogna portare un progetto che Sì, sia un progetto certo. assolutamente, come dire, condivisibile e realizzabile. Quindi bisogna avviare tutte delle procedure che in questo momento sicuramente sono già a uno stato embrionale, chiamiamolo All'attenzione, così, diciamo. però per la realizzazione servono un po' più di certezze. Rimaniamo in tema di fiume, parliamo del fiume Tanaro. Nell'ultima piena per 15 centimetri la città non andava nuovamente a bagno e in passato erano alzati i muraglioni, eccetera. Ritieni che si dovrebbero attuare ulteriori interventi, tipo le vasche di laminazione, per essere completamente sicuri Beh, o no? questo è assolutamente un fatto molto tecnico che mi allontana un attimino da una Cioè, discussione capisco che io troppo sto facendo importante. delle No, domande a un esatto, assessore troppo che ha altre importante, deleghe, quindi però il insomma, fatto che tu diciamo, rispondi è già per me un però fatto diciamo positivo. che la visione ovviamente sulla città ce la dobbiamo averla anche a tutto tondo, non è che perché mi occupo di una cosa non posso sentire e capire cosa può Sì, ma succedere da un'altra credimi se parte. posso dirlo, non tutti gli assessori hanno la visione a tutto Vabbè. tondo e non è un complimento. Vabbè. E per cui penso che sicuramente è un problema che non bisogna sottovalutare. Quanto riguarda le zone, diciamo così, che sono quelle che si possono riempire, A sicuramente rischio, sono a state, rischio. appunto, messe in sicurezza le abitazioni che erano lì, quindi le persone sono state allontanate, tutto quello che si poteva fare è stato fatto. Torno a dire, però è a monte che il problema deve essere risolto perché noi riceviamo quello che altri magari non hanno, come dire, Certo. Quindi non è un problema solo del comune, in No, sostanza. esatto, Anzi, 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 anzi. secondo me deve essere proprio di alto livello Bene. di E interazione. veniamo invece a un altro tema, che è il tema che riguarda la sicurezza, della quale l'attuale giunta di centrodestra è stato il cavallo di battaglia fin Certo. dall'inizio, no? Parliamo in particolare, ma poi c'è anche qualche altra zona, del parcheggio Berlinguer che attende telecamere e illuminazione. A che punto No, sono? sono a un punto avanzato di fattibilità, di progetto di fattibilità, per cui penso che a breve, brevissimo, se pensiamo entro la fine dell'anno di poter dare già delle buone risposte Beh, questo è rispetto importante. a È questo anche una problema, notizia. perché no, beh, più che una notizia, diciamo che quello per cui si è lavorato da un anno a questa Sì, parte, quindi dal prima o mio punto poi, di vista è una notizia. Bene, vabbè, prima o poi è chiaro che si deve realizzare ciò che si è iniziato, eh. perfetto.
In passato si è parlato, durante la giunta Fabio, si è parlato del parcheggio sotterraneo in Piazza Garibaldi, anche perché per parlare poi, come faremo dopo, di piano di mobilità, eccetera, bisogna, in particolare ZTL, bisogna creare dei parcheggi a corona, perché altrimenti, e soprattutto poi dei servizi di autobus, eccetera. Questo parcheggio sotterraneo di Piazza Garibaldi rientra ancora nei progetti dell'attuale giunta oppure no? Beh, diciamo che non è che non rientra nei progetti, però è un progetto che sicuramente ha bisogno di essere valutato in un certo modo, perché poi diciamo non si vuole ovviamente cercare di scontentare nessuno, e nel momento in cui si va ad avere, non so, i commercianti della zona che non sono proprio così d'accordo e quant'altro, ci fa riflettere, nella speranza di trovare nel frattempo soluzioni magari che possono essere anche un po' più attrattive rispetto al parcheggio sotterraneo. Vero è che Piazza Garibaldi come salotto cittadino non mi dispiacerebbe vederlo. Bene, per finire, che penso, insomma, le domande le abbiamo fatte parecchie, che sei stata bravissima dal mio punto Grazie. Di vista, se posso permettermi. Infine, che mi dici del progetto della passata amministrazione relativo al piano della mobilità e dell'eventuale ZTL, quello che dicevo prima, cioè lo ritenete necessario, lo state valutando, volete apportare modifiche, non volete applicarlo, cioè... No, diciamo che anche quello, e qua mi permetto di dire che le risposte che ho dato precedentemente rientrano un po' nella mia delega di Smart City, che è un po' quella della città del domani, come la vogliamo vedere, intendere attraverso l'utilizzo e la visione, e prendendo anche spunto dalle esperienze delle altre città medio-grandi come la nostra, medie come la nostra. Sicuramente quella della ZTL è un problema che dovrà essere affrontato, perché il centro non può essere mortificato, diciamo così, da presenze che possono, come dire, disturbare il passeggio quotidiano attraverso i negozi, anche il piacere proprio di questo passeggio quotidiano, per cui è sicuramente oggetto anche questo di attenzione, valutando sempre i pro e i contro, che c'è chi è pro, chi è contro, per cui cerchiamo di trovare la giusta soluzione in modo che tutti quanti siano soddisfatti e contenti di quello che si va a scegliere e a mettere in atto. Bene, su questo punto qui penso di poter dire che ormai i commercianti alessandrini del centro dovrebbero aver capito, visto che negli anni la possibilità di avere libero accesso alle auto non è servita a frenare le chiusure, quindi non è una questione di chiusura ZTL, dovrebbero aver capito che forse invece cambiando posizione e essendo favorevoli a una zona ZTL con il passeggio eccetera, probabilmente invece ne hanno un vantaggio. Ma anche perché le esperienze delle città vicino questo ci dicono, quindi appunto, non è che andiamo a inventarci qualche cosa, per cui si tratta sempre appunto del passaggio della comunicazione, che è quello più importante. Benissimo, ti ringrazio, ti faccio i miei grazie complimenti e buon lavoro. Grazie mille.